Allora, iniziamo, benvenuti, siamo pochi, però siamo buoni. Niente, oggi c'è Cristina Nino, io ho letto i primi versi di Cristina Nino pochissimo tempo fa, praticamente, quindi non sapevo che ci fossero in giro versi di una signora che si chiama Cristina Nino. E me le ha, come dire, promossi mesi fa Maurizio e le ho lette e ho detto bella. E così l'ho contattata ed è venuta. Cristina Nino vive a Roma, ma penso che fra poco si Sì. trasferirà a Milano ed ha una storia, diciamo, poetica molto particolare. Nel senso che ha iniziato brillantemente un fulmine nella poesia italiana ai tempi di, penso alla fine degli anni 60, la prima cosa importante, con un giudizio fulminante, positivo, bello di giudici, praticamente rispetto a questa, diciamo, nascita di diversi imprevedibili, autonomi, come li ha chiamati giudici. Sicuramente ho fatto un nuovo nel panorama della poesia italiana. Per motivi che io non conosco, ma conosce meglio Maurizio, non a caso Maurizio qui, non solo per raccontare meglio, diciamo, l'estetica del verso di Cristina, ma anche per raccontare dei fatti praticamente umani di Cristina, per motivi che a me non è dato conoscere, per lungo tempo, a parte l'uscita di un libro in particolare, per lungo tempo, direi 20 anni, 24. 24 anni, dice Cristina, è scomparsa. È scomparsa anche da un punto di vista, diciamo, fisico, nel Fisico, senso che è andata sì. via dall'Italia, non ha più scritto niente, è scomparsa dal panorama. No. Dopo 24 anni, dopo 24, ha ripreso a scrivere. È una bella storia di Cristina Nina, ed io proprio metto i puntini, 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 e do per non più di un minuto quanto vuole o per tutto il tempo a Maurizio, conoscendola meglio di me, che sapendo eccetera eccetera eccetera, continuerà questo racconto per poi passare ai versi. Ok? Certo, beh, cominciamo appunto continuando su questa storia perché in qualche modo è fondamentale, certamente non ha favorito la nostra autrice, no? Nel senso che soprattutto di questi tempi se una persona si assenta rischia di essere dimenticata, però il testo è quello che è, la poesia non è fatta per arrivare necessariamente subito, anzi il destino della poesia è quello di avere una durata, a noi tutti piacerebbe che le nostre poesie fossero lette, qualcuno ci riderà sopra anche quando non ci saremo più. Lo scopo è anche questo, di lasciare un certo tipo di traccia, però è vero che Cristina Nino, tra i poeti più o meno della mia generazione, era partita con grandi consensi, giustamente, dovuti alla sua evidente originalità, per cui Giovanni Brancaccio ha nominato Giovanni Giudici, che ricordo a quel tempo anche lui me ne parlava, però non era certamente il solo. Tra gli altri personaggi importanti che avevano subito accreditato a Nino come una delle promesse maggiori della nostra poesia, come una delle realtà comunque già più consolidate, nonostante fosse molto giovane, c'era niente meno che Franco Fortini. Teniamo presente poi che il libro Madrid nella sua prima edizione fu pubblicato da Michele Coviello con un forte appoggio di Antonio Porta. Questi sono solo alcuni nomi, ma se ne potrebbero fare degli altri. Tra parentesi poi dirò che ci sono anche delle testimonianze scritte che mi ha fatto vedere Cristina, che lo conoscevo, di personaggi come Piero Chiara, per esempio, che aveva calorosamente spinta verso case editrici che poi per varie ragioni non sono state in grado di pubblicare un suo romanzo, perché è autrice anche in prosa. E tra le altre cose voglio dire subito che è previsto per l'anno prossimo un suo romanzo molto, molto intenso e originale, che vi raccomando fin da adesso, che uscirà da Rizzoli. Ecco, quindi il tempo, la nostra autrice cerca giustamente di recuperarlo e quindi
questo è un bene per noi, che possiamo nuovamente disporre di una figura originale, che non appartiene a nessun tipo di scuola, che non ha nulla a che spartire né con quelli che erano le figure più in voga quando eravamo giovani tutti e due, cioè la neoavanguardia, né con altri schieramenti. Ha sempre lavorato del tutto in modo autonomo, questo io credo non per una decisione, ma per la fisionomia, il suo carattere, il suo modo stesso di essere, di esistere, oltre che poeta. Negli ultimi tempi, appunto, abbiamo avuto il piacere di poter rileggere dei suoi testi. Il primo che è uscito in questo tempo è Chanson Turca, che è stato pubblicato da Lieto Colle, devo dire in una collezione che dirigo io, nella quale escono solo pochi titoli, e che sarà bene o male, però se non mi piacciono non li facciamo uscire, insomma, quindi posso sbagliarmi, ma comunque io sono convinto dei libri che escono in questa collana, che sono poi pochissimi, sono due o tre all'anno. Poi però c'era il caso molto importante di Madrid. Madrid è in qualche modo, nella produzione vasta che occorrerebbe però in qualche modo riordinare, di Cristina Annino, è uno dei libri che erano stati più, che avevano avuto il maggior consenso. Lo stesso Giovanni Giudici l'aveva promosso quando era uscito nella collana di Corpo 10 per il premio Pozzale, che aveva una giuria molto prestigiosa e che lei vinse con quel libro, appunto Madrid. Però sappiamo benissimo che i libri di poesia difficilmente ritornano in circolazione. Quel libro era dell'87, se non ricordo male, e naturalmente solo quelli che c'erano già allora, che avevano qualche anno, che adesso hanno qualche anno, insomma, potevano averlo. Perciò a me è sembrato necessario ripubblicarlo, e allora nella collana di Stampa 2009 di Marco Borroni, che è qui, ecco il signore là con la camicia bianca, a cui dobbiamo tanto perché è uno dei maggiori sostenitori della poesia italiana, e dopo 15 anni che si fa questa collana, beh, vediamo che il frutto di un lavoro, non dico geniale o intelligente, ma perlomeno sicuramente onesto, ecco, si vede, nel senso che la collana ha acquisito, direi, un buon prestigio. Allora abbiamo pensato di ripubblicare Madrid, che non è una novità, ma che lo era in effetti per molti, soprattutto per gli autori più giovani, ai quali credo proprio che Madrid sia piaciuto e nel quale abbiano trovato qualche cosa di molto diverso da quello che si vede oggi. Soprattutto perché la tendenza contemporanea, mancando discussione, mancando dialogo su qualsiasi cosa, è quella di ripensare ormai che la poesia sia una specie di compitino scritto in versi. Ecco, il caso di Cristina Annino è tutto il contrario, il suo tipo di poesia è tutta un'altra cosa, e vi avviso subito che quando lei leggerà le poesie, cercate, è una raccomandazione che io faccio sempre, non solo per lei, ma naturalmente, di farvi prendere dalla forza delle immagini e dal flusso della sua musica, perché appunto, non essendo la poesia un discorsino in versi, è una forma di energia che deve essere trasmessa attraverso le immagini e il corpo forte della parola, e in lei questi sono dei requisiti evidentissimi e molto forti. Tra l'altro questa autrice ha un io che non è mai femminile. Ma così, adesso ce lo dirà lei, semmai, perché in genere parla con un io maschile. Questo è un dato sul quale ognuno di voi può dare, può interrogarsi o interrogare l'autore. Un'altra cosa molto importante, che è quella che io dico sempre, che mi ha soprattutto colpito nel suo lavoro, ma che coincide perfettamente avendola conosciuta, io la conoscevo già allora, ma poi era sparita, ve ne ero, abbiate pazienza, quasi dimenticata. Conoscendola meglio, il suo modo di essere e il suo modo di scrivere sono straordinariamente coerenti, nel senso che quello che è bello della sua poesia è che non c'è nessun tipo di visione ideologica del mondo, cioè il suo rapporto con le cose è straordinariamente diretto, e di conseguenza ciò che lei propone non è a priori interpretato da una visione del mondo, appunto, ideologica di nessun tipo. E in queste due cose, visto che qui si parla appunto di fare il futuro,
E cioè, io credo che ci siano delle indicazioni molto forti, cioè la prima è quella di vivere la propria esistenza senza confondere la propria esistenza con delle pratiche di ordine letterario. Di conseguenza, quando esiste una forte passione di qualche genere, questo deve prevalere. Sarà poi naturalmente anche un'origine della poesia, però soprattutto oggi vediamo che troppo spesso anche la poesia e la letteratura sembrano diventate delle orribili carriere, no? Ora, la poesia e la letteratura non possono essere una carriera. Uno può far carriera in altri ambiti, naturalmente, ma se pensa di far carriera con la poesia e con la letteratura, ha sbagliato completamente. L'artista sa che in un certo momento deve fare una cosa, è preso dal dover fare quella cosa, sa che però è una condizione precaria e che domani magari non vorrà più fare niente e poi domani ancora ritornerà a dover fare. E questa è un'indicazione, secondo me, morale, molto forte, che appunto nell'idea del futuro che noi possiamo avere deve entrare decisamente. Insieme a questo anche l'altro aspetto che dicevo, la non ideologizzazione della letteratura. Sappiamo, quelli della mia generazione, quanto fosse invece il contrario quando eravamo giovani, perché c'erano ideologie di ordine politico, ideologie di ordine letterario, bisognava scrivere in un certo modo e bisognava appartenere a certi gruppi, per esempio. Ecco, nel nostro caso niente di tutto questo. Cristina Annino se n'è infischiata tranquillamente di tutte queste cose, ma non per una decisione snobistica, no, o intellettualistica, no, perché nel suo modo di essere tutto questo non rientrava, non le interessava assolutamente. E anche in questo io credo ci sia un'indicazione importante per un futuro che voglia essere non strettamente ideologico e non, come troppo spesso capita, orientato verso una carriera il cui risultato dovrebbe essere un certo tipo di successo. Ecco, questi sono disvalori che la nostra società contemporanea ha prodotto e che invece dovrebbero essere rovesciati attraverso questi valori reali, cioè l'autenticità forte della necessità della scrittura e la possibilità di vedere il mondo direttamente nella nostra esperienza anche quotidiana. Lei lo fa, poi non vorrei essere troppo lungo, lei lo fa con una serie di immagini forti, la sua parola è molto densa, è quasi corposa. E mi è capitato di dire, che lo ripeto qui, voi non c'eravate, ma lei sì, insomma, per questo mi è da ridere, insomma, che nei suoi testi a me piacerebbe poter essere come un piccolo insetto o una formica che li perlustra pezzo su pezzo. Questo bisognerebbe fare quasi sempre sulla poesia. Ma voi avete davanti un testo, avete una serie di immagini, una specie di reticolo di situazioni nelle quali non necessariamente comprendete subito il nesso, ma il nesso c'è, è sottostante, e il lettore intelligente dovrebbe poter comportarsi appunto come un umile e modesto animaletto che cerca, no, di mettersi in rapporto diretto con tutti i piccoli dettagli di questo testo, che sono costruiti con attenzione, perché l'artista è sempre, deve perlomeno essere sempre responsabile di ogni minimo dettaglio. E voi troverete nei suoi testi, no, una serie di immagini, di situazioni, a volte anche di affermazioni, di sentenze, di momenti di sapienza, che però non rientrano in nulla che conosciate già, che stanno totalmente nella sua mente e che ve li ripropone sulla pagina. E voi, muovendovi dentro questo, senza pensare alla solita storia, ma che cosa voleva dire l'artista, qual è il messaggio del poeta, ma figuriamoci, se l'artista volesse dire, non so, mi dispiace perché la mamma non c'è più, ve lo direbbe tranquillamente, non starebbe a scrivere una poesia, non vi manderebbe un telegramma, sono addolorato per la scomparsa della mamma, oppure l'innamorato mi ha lasciato, fine, no? E no, l'arte è un'altra cosa, l'arte è proprio questo tipo di reticolo di significati e di sensi che nella poesia di Cristina Annino possiamo trovare. Io vorrei fare una domanda prima che legga, e cioè, siccome lei è toscana, fiorentina, aretina, ha avuto modo di incontrare alcuni grossi personaggi con cui aveva un rapporto di amicizia, tra cui Mario Luzi, che i saronesi si dice, i saronesi dovrebbero conoscere bene e ricordare bene, perché Giovanni Brancaccio aveva organizzato un bellissimo incontro con questa straordinaria figura nel 97, è passato un po' di tempo. Però Cristina ha avuto rapporti con tutti questi grandi personaggi. Allora magari, prima che intervenga con la lettura, che è la cosa più importante, le chiedo di raccontarci questa sua esperienza.
Beh, dunque, io dal 65, frequentando a Firenze, frequentavo il caffè Pascoschi, perciò c'era Bigongiari, Luzzi, Macri, c'era Baldacci, Nicola Betocchi, Nicola Lisi, beh, tutto il gruppo fiorentino di quelli più anziani rispetto a me. Ero diventata amica perché aveva fatto un po' da pilota Betocchi. Poi mi disse: ma perché non vai con quelli più giovani, quelli della tua età? Allora andai con, come si chiama quello di Padova? Con Ramat, e poi da Ramat passai al gruppo 70 di Firenze, che non erano da tanto giovani, ma facevano un gruppo di neo-avanguardia. Ora, l'avanguardia, o è avanguardia, quando è neo non è più avanguardia. Perciò io li frequentavo con curiosità e simpatia umana, diciamo, però non mi lasciavo mai coinvolgere dalle loro cose, perché non ho mai creduto che un'opera trovi sinergia con il legno, il vetro, eccetera. Mi interessava che ci fosse Bueno, altri pittori, cioè intellettuali, anche quello di Dorfles, poi Almansi, mi interessava che ci fossero questi personaggi che sostenevano teoricamente l'avanguardia. Ma mi chiesero un libretto, va bene, tanto per avermi lì, e siccome ero molto stimata da Giorgio Micini, va bene, e gli feci, vi leggerò una poesia da questo libretto, ma si trattava di fare poesie collage, cioè prendere un giornale, estrapolare delle frasi che colpiscono e poi ricomporle insieme, non in modo dadaista di mettere le immagini, le parole nel cappello, ma di rimettere insieme delle frasi, così dargli un senso logico, va bene, l'ho fatto, uno scherzo, vabbè. Però non ci ho mai creduto. E le altre, poi posso dire di Firenze, Luzzi, dunque, che non parlava. Ah, Luzzi, sì, dunque, con Luzzi ero amica, veramente amica, anche se ci si dava del tu, lo chiamavo professore. E poi quando divorziò e venne ad abitare in via Bellariva, io abitavo al 18, io al 24, ero continuamente a casa sua. Ma l'importante era che tra noi esistevano dei silenzi enormi, ci si stimava, ci si voleva un bene dell'anima, si parlava di uranio, si parlava dei libri che pesavano sull'impiantito, si parlava, telefonava, si telefonavano, dice faccio qui l'annino, venite, a questi vecchi poeti che passavano, Jorge che passava dalla Cuba, eccetera. E poi quando si andava a Pascoschi era di Mongiari, quello che più era allegro perché era un pochino più vezzoso con le donne, con il garofano addosso. Baldacci era una persona molto tranquilla, però perché erano più vecchi gli altri, perciò parlavano sempre di Scopone, parlavano anche di caccia, pro o contro la caccia. E si stava in questi grandi silenzi dove si pigiava un bottoncino, veniva il cameriere, vabbè, portava qualcosa. Ma questi erano gli interventi, io dicevo, così si parlano, perché io andavo per imparare, anch'io ero abbastanza taciturna. E Macri mi diceva, perché sono il pezzino? Dico, perché voglio imparare, sto zitta perché imparo, ma imparo da chi? A parte il fatto che loro non insegnavano nulla. Io poi già avevo idee molto diverse da loro, la loro poesia non è che mi piacesse molto, neanche Luzzi. Insomma, la leggevo, vabbè, ma ero indirizzato, non sapevo ancora precisamente quale mi piacesse, perché non mi piaceva il gruppo 70, non mi piacevano loro, avevo un modo di scrivere il mio autonomo e che ho continuato poi per tutta la vita, fino ad oggi, insomma. Però sono state persone estremamente straordinarie come conoscenza. Luzzi è uno dei più cari, Micini è stato l'amico, grande amico, con il quale dopo la pubblicazione in antologia di Einaudi, avvenuta nell'84, sono andata, ho girato tutta l'Europa e mi sono allontanata del tutto dal mondo letterario, dal quale mi ero già allontanata negli anni 70, perché è una storia un po' complicata la mia. Mi sposai nel 70, perciò mi allontanai fisicamente da tutti i rapporti letterari fiorentini che avevo frequentato prima, ma di nascosto frequentavo anche durante gli anni 70. Poi nascostamente appunto mandavo questo romanzo a Chiara, poi piaceva molto a Luigi Baldacci, con il quale anche con mio marito, il primo marito, si mantenne dei rapporti e si andava a cena da lui a prendere il whisky, eccetera. Vabbè, e lui cercava di fare promozione presso Mondadori ed altre case editrici. Poi dopo qualche anno ho pubblicato Madrid, ho conosciuto Fortini, Giudici, Porta, ho fatto molte letture, erano gli anni delle grandi letture, perciò ero sempre Firenze-Roma, Firenze-Milano. E poi sono andata via completamente, sparita con il gruppo 70, eccetera.
E dopo mi sono sposata, perché dico, a un certo punto la vita non è creativa solamente perché scrivi, è creativa perché gli dai alimento con l'esistenza. Cioè io ho sempre preferito la vita all'arte, no? E cosa scrivo se non vivo? Allora non posso scrivere delle letture o scrivere inventando, non invento mai niente. Allora ho pensato di dare un po' di sugo alle poesie sposandomi un'altra volta, perciò in questa maniera, la seconda volta è stata una maniera islamica di lasciare l'ambiente. Non potevo proprio avere rapporti solamente col Milo quando veniva De Angelis, quando veniva, aveva un progetto di pubblicare con Crocetti, oppure con Anania, ma scappavo andando a prendere la frutta, parlavo con loro, poi niente, prendevo appunti e basta, e così passarono altri 14 anni. 12 erano passati con il primo matrimonio, però avevo sempre dei contatti telefonici, per esempio al Manzi mi cercava, riusciva a trovarmi a Ischia, riusciva a chiedermi cose, e al Manzi è stata una figura molto bella, molto intensa, perché ha cercato disperatamente di imporre la mia prosa a tutti gli editori d'Italia, e quando veniva a Cortona e avevo una casa di campagna a Foiano, ero sempre a casa loro con la moglie, mi venivano a prendere. E c'è stata un'amicizia molto forte, poi è finito come è finito, in Svizzera eccetera, qualche volta ci si scrive con la moglie, ma ecco, poi dell'amicizia cosa potrei dire, essendo guarda, vecchia ho conosciuto tutti, cioè non è che se qualcuno vuol fare qualche domanda, no, ecco, la prima per esempio non gli do nessun peso io a queste poesie, è da non me lo dire, non posso crederci, del 69, fatta con questo gruppo d'avanguardia. Il tuo funerale avrà luogo, amico europeo, tra le conseguenze di un ripudio, analfabetismo, lenocinio, migliaia e migliaia di fallimenti familiari. Ex ladro delle campagne, hai diretto gratis la scuola elementare, solo opere di bene si intende, e ti pareva di essere alle prese con il cosiddetto equilibrio biologico. Quando ti sei accorto che mancava all'appello Liliana e Mitti e Norma, allora sei corso in meditazione fuori dalla città santa di Prato, desto su quella rovina, ma in maniera del tutto asociale. Ancora non ti sei arreso. Partirai per la crociera in una primavera missionaria. Poi sono poesie tutte, nate per esempio, Il cane dei miracoli nell'80 fu pubblicato clandestinamente, sì, anche questo clandestinamente perché mi stavo per separare, e vinse un premio, per questo fu pubblicato, ma sono poesie vecchissime, di 10 anni o 15 anni prima. Allarme dell'artista. Ho mal di denti e mi duole la vista. Dio mio, marcisco sul mio piede come un cactus. E spino spino il cane che mi viene vicino si muove a zampe in su, allarmato. Gioco col mio male. L'infernale malestare cittadino è oltre il baratro delle persiane. Sale qui in tessere di gas, polvere e buccia di strade. Io sto male in pace. Ma questo passo non crediate, c'è il cane che si lamenta, il pelo gli cresce, il tempo pone la sua palla di pietra con uno sparo a 1 centimetro da me. È un dolore cortese, di carta. Inattivo il tempo mummia, si liscia la barba giovane e oscenamente rizza le gambe. Io scrivo cose che nessuno sente oltre me, gioia ed allarme. Premettendo che è sempre doloroso impalare l'anima in un discorso, scrivere un diario, lettere, versare iride nella tinozza di un colloquio, a quest'età e con i tempi che corrono, io siedo ai bordi dell'orecchio universale, dico biondo, marziale, cieco, cielo dove il tempo è rotondo, la verità è orrendo canocchiale. Poi mi rivolgo, ascolto chi parla, annuso odore di vero nel parziale gesto di chi mi appaia. Credo a tutto, a quest'età sia un cimitero abbastanza paziente. Entro piano nella casa del folle, non apro le persiane, non tolgo la polvere. Arrivo alla sua camera che ancora dorme nel mattino troppo aria per occhi di dolente marrone pallido. Guardo la nuca rigida
e il corpo che non sente neppure il pigiama. Mi siedo accanto e gli porto l'asfalto, ripulendolo dal rumore, dall'odore del mese, dal peso della gente. Cerco di non affollarlo di niente. Il suo corpo vuoto è una stanza. Sogni vi soffiano dentro bolle di vecchio dolore. La ragione cos'è? Arrivo qui e mi stendo al piede del suo letto come a una pianta ed entra dentro di me dal folle quasi fune elettrica una bianca, stanca, atroce vitalità. Parola di luce e di clima. Tre cani, due mastini e un pastore tedesco giungono sul mare. Sembrano mettersi la cuffia, uno di qua, gli altri liquidi al largo. Poi tornano come lampadine e olio che sa di sapone. Risalgono mille volte per grazia di Dio nella mia testa, più in silenzio d'un nuotatore. Dopo li copro un tutto con la persona, io quando a macchina la calligrafia cala da gomma nera e la schiuma sola slascia bene le rocce, si fa così ogni parola più del silenzio perché ancora torna in su dal basso e taglia come la luce senza nulla né bocca l'acqua. Quando ama non è riamato. Mai il telefono gli dice grazie, né telefono, postino, né amici, niente multipli, nemmeno un orecchio solo, così, su due piedi, per dirci dentro grazie, piegato da far pena il labbro leporino. Un peccato, dico io, una vera tristezza moderna dar via la saliva. Va bene l'intestino delle pesanti vie di Velázquez, caduto dalla padella degli altri giumentini d'ombre cinesi, né più bravi né buoni a nulla. Abbi cura di lui, fratello, quando ama non è riamato. Lui non esce di casa, evapora. Lui ha la mania araba delle tende. La sola bocca arancio di si beve spontanea lo divora buio, finisce. Io lo so, va per acqua lungo la dita senza stop, va per coperte sudice senza un lenzuolo d'ombre cinesi. Lui si accontenta di meno, nessuna polpa dell'Accademia di Pittura come croste o medaglie. Fin lì Madrid lo frega, quella borghese del telefono. Siede più del dovuto il pensiero color turco, senza posta né amici, niente multipli, avanti, indietro, nella stanza finché cancella l'ossatura grigia di gambero, nemmeno un orecchio solo, un piede, 37 di numero, darebbe via la saliva per quello, per dire almeno grazie. Senti, perché Madrid? Ma è che Madrid è stato un fulmine nella mia esistenza. Io amo solo la Spagna, di tutta la Spagna amo solo Madrid. C'è stato un rapporto molto, molto forte, ero andata per fare dei corsi per laurearmi in letteratura spagnola, mi sono laureata poi. E dopo hanno saputo che scrivevo, perciò ho letto l'ambasciata, alle varie ambasciate, alle varie accademie, alle varie università, ho fatto tutto il giro, mi sono mantenuta a Salamanca, ho insegnato dove mi trattenevo anche insegnando, all'Accademia Poetica di Salamanca, perciò Madrid è stato è stato un po' il manifesto di me stessa, ecco. Era una città molto diversa da quella che è ora, non ci andava quasi nessuno, e la prima volta c'era ancora Franco, perciò io l'ho ammirata quando c'era Franco, non perché amassi Franco. Da turista mi piaceva anche che le librerie fossero vuote, dal momento che mano la libreria è stata il centro della mia attenzione. Però era più Spagna, c'erano i tassi neri, c'era il sereno che ti aspettava lungo la strada, tu non aprivi la sera se non ti apriva la chiavona del sereno che teneva alla cintura, sbattevi le mani, arrivavi in calle Atocha,
battevi le mani, arrivava il sereno, il vecchio che ti aveva le chiavi di tutte le case e tu entravi. Cioè si andava in un altro mondo, si andava indietro, retrocedeva di 20 anni rispetto all'Italia. E allora mi interessava questo tuffo del passato, no? Questa differenza terribile. E poi era estremamente emotiva la Spagna, perché questo contrasto tra ciò che succedeva e il paese che bolliva. E lì i tassisti che quasi facevano da spie e ti chiedevano, ti interrogavano tremendamente, arrivavi alla stazione, non potevi avere una valigia perché ti veniva uno per tricorni e ti massacrava di domande, non potevi passare. Cioè era un movimento continuo di cose, un susseguirsi di cose che dava movimento a ogni visita, alla poesia che scrivevo, cioè mi nutriva, mi piaceva moltissimo. Ora la Spagna non ci vado quasi più perché è una città europea, lì si poteva benissimo, c'era Franco, ripeto, e non è una scusa, cioè non mi interessano i discorsi politici. C'era Franco, però c'era una luce di notte che sembrava di stare sul palcoscenico. I bar chiudevano alla mattina alle 6, poi riaprivano con altre persone. C'era era una città salotto immensa, grandissima, divorante, dove appunto c'era la Sibelius Fontana, dove c'era, io conosciuto Almodóvar, lì al Café Gijón, si riunivano tutti i poeti, ho conosciuto anche tutti i poeti di Madrid, scrivevo riviste, ho conosciuto anche Panero che ha tradotto le Pod Nero, che ha tradotto le mie poesie, e ci siamo incontrati quando usciva da uno dei soliti manicomi. È morto. Scusi, ma era un clima di repressione? Sì, sì, era un clima di repressione. Cioè questo clima, voglio dire, Panero per esempio l'ho conosciuto dopo l'87, perché io non faccio più distinzione di date, ma l'ha cominciato nel 69 a andare, c'era ancora Franco. Poi naturalmente Panero l'ho conosciuto dopo, ora assommo io gli eventi, ma Panero l'ho conosciuto dopo, era giovane come me, diciamo, insomma, e mi aveva sentito leggere, mi era piaciuto enormemente, e mi aveva detto, io ti traduco delle poesie. Però era stato in manicomio, io sono stata molte volte in Spagna, l'ho ritrovato con Huerga, che era l'editore suo, ho letto l'introduzione che mi andava, mi ha chiesto i chiarimenti per la traduzione, e poi naturalmente Huerga, siccome sono tutti un po' matti in Spagna, no? Cioè Panero è il simbolo di questa, è un popolo strano, insomma, è sparito Huerga, cambiava continuamente sede editoriale, non si rintracciava più, e poi mi disse che lasciava il libro in archivio, vabbè, insomma. Mi piaceva anche per questa buffizia di rapporti non codificati, per questa avventura di rapporti umani, no? Era questo che dava anche sapore a un... Non è che io cercassi la regolarità, io prendevo il popolo com'era, era un pochino strano, ero strana io del resto, cioè ci si intendeva, no? Non mi stupiva che poi sparisse, Panero ci fosse, mi volesse tradurre, cioè non era quello il mio problema, no? Di piacere a Panero o di essere pubblicata. Era un percorso che facevo attraverso le varie sensazioni madrilene e che erano congeniali al mio spirito di allora, come lo sarebbero al mio spirito di ora, ma loro sono, una città cambia e una persona magari no. Ecco, poi sostentami da con... Allora. Questo che c'è Madrid qui. Madrid, infatti, è della raccolta uscita nell'87 con Coviello e poi ristampata. Una città ed io ci capiamo, si fa a chi sovrasta di più e ammazza ed è colpevole. Nei numeri infiniti c'è la nostra coscienza, siamo più perdendoci e stando muti e somigliandoci come guanti umani che le stelle. Per essere poeti non si deve mica fare granché. Io lascio che le cose vengano a me e tutto finalmente si somigli. Sono molto solo, davvero, ma va bene. La testa a volte sale le scale da buon cane, io coi piedi in ascensore. Poi in cima ci rimettiamo a posto. E i casi sono tre. Poniamo, mi hai dato il nome esatto, chiedo di te, mi fanno entrare. Secondo, non mi lasciano, allora aspetto sotto. Terzo, il nome non è vero, il giorno che ti trovo io t'ammazzo. Esempio d'amore urbano, né indirizzo né mani, ma è grande per questo. Credo che in un altro diverso ci si debba spazzolare a vicenda da ciechi, essere, come si dice, in grazia, due cecità, soffrire per i mobili e temere il silenzio,
la vastità di non sedersi. In effetti, non so se sia ansia, ma è igiene. Il mio amore, no. Mi libero dal gelo a volte, ma mai dalla libertà cui sbatto la testa d'elastico, assodato. La porterò nel mio cervello intimo, Madrid. Come si dice al cinema, tu puoi aspettarti tutto da me. Ma si sente bene, eh? Ecco. Questo invece è da Magnificat nel 2009, quando mia madre purtroppo non c'era, mancò, e io feci questo Magnificat in onore di lei. Prima avevo fatto, durante la sua malattia, un ottetto per madre, e feci una specie di architettura funebre, dove parlo anche, come questa amicizia, dei vari morti in un immaginario cimitero. Cane, siamo rimasti senza. Nel soffitto di sotto chi si sdraia per udirmi. Come piatti di bilancia anche lui si appartisce. Così la casa ha tanti fegati in fila, denti per grondaia. Cane, vedi tu una città più triste. Lui sta in cima, fulminato dalla grazia non capisce. Fissa al vento i coperchi uguali, da soprano ululando ritto, s'arrugginisce l'argento dell'urina che scava eterna la miseria austera in quella campana di terriccio. Questa che leggerò invece fanno parte di Chanson Turca, pubblicata nel 2012. Il rabbino. Dopo aver remato nel sonno mezza bestia sul serio, eretico quanto basta a Dio che in terra per decoro non domina, rovesciò puntualmente le mani. Nella destra concava amici, memoria, identità, la sinistra mancina era piena di gas, puzzava, un mucchietto di pesci, mare stretto, mucose e saliva insieme, confusione di dati. Ci sfogliò sopra libri, calcolò le distanze, pensava, sto navigando ancora ma lei non rema, è qui. La mise sul lavabo, però era persa. Beveva coi diti mettendo appunto le i in fondo, ormai chi l'avrebbe tenuta ferma? È questa la mia via, pensò, la verità, la vita o perdo superficie? Guarda il paesaggio, alzati. Si girò con fatica di marmo. Concentrazione guardando Hopper, un poeta americano, un pittore americano modernista. Corre vento tra loro due nel silenzio che è l'udito maggiore. Si sente le mani sfinite già dentro lo spirito. Così ascolta nell'aria le mosche, basta un paio spaccare in volo la trave. Per teoria del corpo innalza il viso a quel tronco docente di dolore. Lo mastica, ci sa fare per Dio, con gote di grazia orrenda o legna di camino un focaio. Chanson turca. Se intanto volete fare delle domande, non so, per non interrompere, facciamo, questa trafila. No, non le facciamo. No, facciamo. Va benissimo. Certo, certo. È proibito dalla sanzione. Chanson turca. Guarda la gente che dorme, sta sveglia, cammina. Certe chiese sono belle, indovina chi l'ha fatta. Si mangerebbe l'organismo più degno dello spirito, dice, e anche le narici sante, l'olfatto. Chi convive con gli altri? Chi brucia pacchi insieme? Questo il problema. Io l'ho visto, è solo. Non l'hanno scordato, anzi, se lo tirano con cordi me te, come giocando a palla, per scampare a un destino o essere di più il mondo, che è loro. Per questo la terra è uguale, la stessa minestra ognuno la leva su dal tegame e spezza la carne, si beve anche in un modo. Qualcuno salta le righe, vero, però della stessa chanson che col tempo impara quadrifoglio nella terra letame, ma lui, oddio, no. Lui annusa ogni giorno un dolore nuovo, poi chiude in archivio certe cosette,
È un lavoro da turco il profumo. Le mani spesse all'aperto da pescatore bendato, ogni mattino dice, quella scimmia di cielo si infila ai calzini, tremando il letto di travertino. È l'alba, olio e aceto che non combina fluidità, però bagna. È solo, e come, e si prende l'umidità. Ma chi lo condivide? Non esibisce una vita mortale, sembra fatto da sé, non ha le spalle coperte dal tovagliolo, neppure un fungo è così. Senza famiglia, si capisce al volo, è un'altra chanson che ci butta nel male. Il profumista era il turco di loro. Ognuno conduce in terra le sue passioni, è chiaro. Per questo l'hanno aspettato sempre seduti sulle panchine, bruciando rose pallide mentre passava. Ecco che arriva il pollo, si ride, mai offeso. Gli infilano le tee con le spine su per le narici fisicamente, per via del profumo e per quelle cosette. Così il bello degli altri, d'avere le stesse idee, gli rompe il cervello per bene. Questa invece è l'amico della vecchia casa battuta, fa parte del quadernario 27 poi del 13. Ora dico come capisco. Non pensa il cielo nulla, si muove folla fuori, dentro sarà un cencio zitto di palme. Niente di umano entra. Poi le spalle di lei per il colpo volano in su eterne, almeno quanto dura una frana ferma, soprano, senza la gravità. Ma la gogna tira giù come un treno il volto dei piani e il quadrato diventa zero. Cosa pensi un cervello morto, chi può dirlo, o le guance di marmo? Mai visto un cadere più sacro, più trinità, solo chiavi. Una radio ancora da qualche parte viveva, ma tant'è. Per questo, signori, per finta, per regalo, prima spiavo dal vetro gotico, più ruggine che vetro, rubavo le merendine. Di notte fonda, entrato dal ladro, con le dita aprivo le porte al laser, battendo ogni cassetto forte con un piano, sempre lasciavo fango sull'impiantito. I fari fuori da sorelle annuivano. No, stavo pensando che mai questi vent'anni ho visto una lettura così densa, un binario avanti e via, e bisogna fare anche questa esperienza, insomma. È veramente denso stato, per cui praticamente ero molto concentrato, tra l'altro. Io di solito non sono molto concentrato, non sempre voglio dire, perché ero molto concentrato. Però mi vengono in mente tre o quattro cose che dico. Il fatto che io mi ricordo un verso che era passato proprio da questo tavolo, non mi ricordo praticamente manco di chi fosse, però era stato molto affermato mentre lo si diceva, diciamo, che non parlano più le cose, che è un verso che era stato detto, mi sembra, da Milo, praticamente, in una certa occasione, ma non era di Milo, l'aveva ripetuto. Io mai in questi 20 anni invece ho dovuto far conto con le cose, qui parlano le cose, se no, praticamente, è la prima volta che praticamente mi succedono, e quindi mi sono concentrato per questo, insomma, mi ricordavo, non parlano più, qui parlano le cose, ed è come, è un'esperienza personale, per dire delle cose che sono successe stamattina in questo tempo, ed è come che la poesia del Novecento, che da tutti, voi critici, voi conoscitori, voi competenti, definita una poesia, in fin dei conti, di domande, è una poesia di domande, è come se le domande fossero diventate le cose in questa poesia, questo che mi succedeva nella testa, e non mi era mai successo, praticamente. Ecco perché dico, meno male che abbiamo fatto l'esperienza di questa vicenda. Io non so gli altri, perché è così densa, così complessa,
così da ritornarci sopra, per cui probabilmente, come devo dire, le altre teste presenti hanno avuto altre esperienze, diciamo, dalla tua lettura. Io ho avuto l'esperienza delle cose dette, insomma, queste delle cose, voglio dire, non parlano più le cose, parlano le cose, ed è l'esperienza. Per quanto riguarda invece l'Agilio, che questa mattina mi diceva, tanto siamo tre amici, parliamo di tutto, veramente, sì. Mi diceva, ma come siamo pochi, praticamente, ha poco interesse Agilio, praticamente. Noi passiamo dai 700 ragazzi, sì, di Luzzi all'esperienza della poesia delle cose di questa mattina. È così. A parte la battutaccia di Ennio Flaiano, che una volta a Milano, ha presentato a teatro una delle cose più belle di Flaiano, c'erano 10 persone, la battutaccia di Flaiano bellissima, dice l'insuccesso mi è andato alla testa. Perché a parte questa cosa di Flaiano, ma finché non fa così è questa cosa qui, Egidio, io sono sereno, contento, perché ho sentito le cose che non avevo sentito negli altri 20 anni, praticamente, non dico, è la verità, senza farsi intellettualismo, quindi è così Egidio la cosa, praticamente, e quindi va bene così. Io penso che noi avremo pure finito, nel senso che escludi le domande eventuali, e noi non facciamo, tu sai Maurizio da sempre che poi dopo se succede che qualcuno proprio praticamente sta male senza fare la domanda la faccia pure, voglio dire. Però noi non facciamo mai domande per una scelta stilistica, essere, sì, diciamo, di questa cosa qui. Ma la signora, facciamo una domanda e ci salutiamo. L'esperienza di vita, qual è stata l'ultima occasione che ha dato l'abito all'ultima? L'ultima occasione? L'ultima poesia. Qual è l'occasione? Sì, l'occasione è perché ho visto abbattere una casa, e per me non c'è nulla più straziante di una casa che cade, no? E allora ho immaginato quello che vedevo, perché è come ammazzare una persona, è come, cioè, tutto ciò che precipita, poi nell'indifferenza assoluta di tutti. Magari c'era un gatto dentro, magari c'era una radio, ci ho immaginato una radio accesa, ci ho immaginato, mentre io amavo quella casa, perché poi era una casa che io avevo visto molte volte e mi aggiravo a guardarla, perché mi piacciono le case in decadenza, no? Non è che io entrassi come qui, mi ci sono fatta entrare, ma voglio dire, non è che facessi questo, ma per dire, non c'era niente da rubare, io rubavo le merendine, non facevo nulla, ma ci lasciavo l'impronta. Qualcuno era, perché mai nessuno gli dice grazie, vedi sopra, no? Io andavo a dirgli grazie a quella casa, gli facevo, la sporcavo, gli lasciavo le impronte, battevo sui cosi, facevo gente che andava a trovarla. Perciò rubavo le merendine, facevo proprio stupido. Solamente i fari nel viale, mi capivano e strizzavano l'occhio e sorridevano, perché avevano capito che io avevo fatto la visita alla casa solitaria che sarebbe stata abbattuta, insomma, ecco. Aspetta, volevo dire una cosa, sì, io. Sì, ma la domanda secondo me è stata molto opportuna, perché ci fa capire che Cristina Annino ha sempre una forte occasione emotiva, diciamo, che la mette in condizione di scrivere, solamente che poi lo fa in una maniera del tutto particolare, nel senso che rappresenta questa sua emozione attraverso una serie di elementi che dall'immaginazione provengono, e quindi costruisce poi una specie di tessuto che rappresenta questa occasione, ma la diluisce, la fa diventare molto più ampia. E proprio per questo è chiaro che il lettore deve poi ritornare sul testo, ma in fin dei conti quale poesia che valga non richiede che ci si ritorni sopra. Infatti, e poi un'altra cosa molto, molto forte, molto evidente, è la straordinaria matericità dei testi di Cristina Annino. Appunto, lui giustamente diceva molto densi, forse andrebbero anche letti molto lentamente, sì, molto lentamente, forse più lentamente. Ma parla molto in fretta. Sì, molto in fretta. Frettissima. Sì. C'è un eco particolare. Mi mangio le parole. Sì, ma soprattutto i testi nella lettura orale, che è molto diversa inevitabilmente da quella che uno fa sulla pagina, richiedono una grande lentezza, perché ogni dettaglio è una componente fisica molto forte, che rischia poi di essere perduto nel momento successivo.
È chiaro che ci sono delle poesie che possono arrivarci immediatamente per un'impressione di carattere generale, secondo me è anche in questo caso, ma che però richiedono poi qualche cosa d'altro, cioè uno si può, come dire, sentire affascinato da questa densità materica del testo e da questa frequenza delle immagini, e però naturalmente questo tipo di testo più di altri richiede un secondo, un terzo, un quarto intervento, però il bello è proprio quello, perché se la cosa si dovesse consumare all'istante, che ce ne facciamo? Tanto vale il Festival di Sanremo. Ho pensato a fare appunto, avendo il testo loro leggono, sì, sì, ma che certo. Si parla veloce, no? Sì. E allora io direi, siccome abbiamo messo tre versi, sì, e possiamo chiudere e salutarci con la Cristina che ce li legge, sono solo tre, no? Sì. forse è così la cosa mia. In copertina ci sono tre versi. Fatto sta, la speranza è una casa ed è larga più del luogo in cui dormo. Vabbè, noi ci salutiamo, c'è l'aperitivo come al solito e ci rivedremo, se non sbaglio, Egidio, torna, giusto? Egidio, mi conferma? Settembre, vedi, ho detto se non sbaglio, appunto, sei tu la voce della verità, quindi ci rivedremo a settembre, buon tutto, buon pranzo e in attesa di settembre, qualche buon verso per rivederci, insomma, potrebbe esserci utile. Ci sono anche dei libri, insomma, per di Cristina, se qualcuno volesse acquistarli sono fuori. Buona giornata, grazie. Grazie.